Buongiorno, finalmente giacca perché qua fa freschino, siamo in montagna dalle nostre parti sulle Orobie e abbiamo deciso di farci questo weekend autunnale. Siamo in attesa di una persona, un nostro amico, con cane al seguito e ci godremo un po' la pace e la tranquillità dei boschi. Stiamo facendo dei piccoli lavoretti, io mi sto per mettere a cucinare. Trovata questa mappa in sughero che andrà a sostituire quella che avevamo e adesso stiamo cercando di capire dove sistemarla. È di tutto il mondo questa, infatti l'Europa che è dove siamo state noi. Piccolissimo! Questa è la dimostrazione che la terra è piatta, cioè abbiamo bisogno di altro nella vita. Intanto ci godiamo questo inizio di autunno, siamo in uno dei nostri posti del cuore. È tempo anche di ciabattine, le mie tra l'altro sono bellissime, perché il pavimento di Havana, nonostante l'abbiamo coibentato, è comunque bello fresco. Allora, avviamo il nostro soffritto di cipolla con olio di semi, poi andiamo ad aggiungere la carota, che è un po' più dura, ci mette un po' di più a cuocere, a saltare, poi andiamo ad aggiungere la zucchina, infine andiamo poi ad aggiungere i germogli di soia, sfumiamo con la salsa di soia, aggiungiamo il riso precedentemente bollito e abbiamo il nostro riso fritto saltato in van. Allora abbiamo cambiato idea, l'abbiamo messa qua perché c'è più spazio, abbiamo tolto il tappetino americano, qua almeno un po' più visibile, poi magari le bandierine le spostiamo così si vede un po' tutta. Abbiamo tolto un po' l'edera, adesso capiamo se rimetterla lì o spostare anche lei, però così molto meglio l'effetto. Qua c'è una Silvia soddisfatta del lavoro. Sì, dai, Sì, dai, non non male. troppo convinta, magari poi con le puntine colorate Sì. prende un po' di colore. E qua è ritornata la nostra bacheca degli adesivi, io li colleziono, sono tutti gli adesivi dei nostri viaggi. Ecco, Una tipo. c'è anche un Novax. Novax, Novax. Ciao. Achille! Un cane felice. Ha balneato? No, no. Però hanno usato tutto il parco. Ah, ecco. Ciao, io sono Nova. Ho scoperto il magico mondo del camping in libera grazie alle mie amiche che mi hanno dato questa idea di provare a camperizzare la macchina, visto che ho una station wagon. È una figata, è proprio bello, si sta veramente bene. È molto meno complicato e molto più comodo di quello che mi aspettassi. Ho la fortuna che abbattendo i sedili posteriori non c'è grande dislivello tra il baule e la parte, diciamo, dove c'è la testa, dove dormiamo io e il mio fido Achille. Per cui ho trovato una soluzione di riciclo perché ho recuperato questi pannelli in Forex che buttavano via nell'azienda dove lavoro. E quindi mi fanno lo spessore necessario per poi appoggiare un banalissimo materasso e quindi c'è pochissimo dislivello. Questo mi permette di avere lo spazio di immagazzinazione stoccaggio sotto i sedili posteriori. Ho recuperato i lati, questi qua che sono un pochino più larghi, qua ci sono degli attrezzi con l'affare per mettere le scarpe sporche per non sporcare in giro e qua c'è la parte dove tengo tutte le cose di pulizia, per cui c'è lo spazzolino, eccetera, eccetera. Qua c'è il mio cestino, che è un recupero di una confezione di detersivo per la lavatrice. Qua è dove metto tutte le cose per non perdere le chiavi della macchina, occhiali, telefono quando dormo. Poi sotto i sedili piegati ci sono quattro scatole dell'IKEA, banalmente di plastica, con dentro i vestiti, le coperte, le cose del cane.
il cibo, il pentolino, eccetera, eccetera, e mi resta spazio nel sedile anteriore per mettere tutte le altre cose che possono servirmi, lo zaino piuttosto che le cose per andare a fare il bagno se vado al lago, al mare. Per gli oscuranti ho usato questo pellicola, diciamo, è la classica, il classico pluriball, però è riflettente. Questo permette di tenere fuori un po' il calore quando fa molto caldo, non isola tantissimo, però tiene fuori la luce. Ho iniziato da poco, per cui è veramente pochissimi weekend che vado in libera. E tendenzialmente vado in montagna perché preferisco andare in montagna, quindi non ho mai sofferto il caldo e sinceramente neanche il freddo. Fino ad oggi. Fino ad oggi. Oggi è un pochino più freschina, vediamo stanotte come sarà. Però vabbè, ho due sacchi a pelo, per cui non dovrebbe essere un problema. La parte dove ci sono staccate le cose, per cui questo è lo scatolone dei miei vestiti. Sotto c'è lo scatolone dei giochi di Achille. Lì in mezzo, per fare spessore, c'è una borsa dell'IKEA con dentro un telo impermeabile, che è sempre utile, così rimane in piano. E qua c'è, vabbè, il cuscino, il sacco a pelo e la palla per giocare. Di là invece c'è la parte della cucina, la scatola dell'IKEA con pentole, la ricarica del fornelletto a gas, eccetera. Questa è una borsa frigo, che però in questo momento non è frigo perché non mi serviva il frigo. La bacinella per lavare, piegabile, lo sgabellino. La parte di là serve per mettere altre cose che potrebbero servire. Ci sono tante cose che si possono migliorare, però per iniziare direi che è più che sufficiente. Non mi sono mai trovata in difficoltà. Non mi sono trovata mai in situazioni in cui sentivo che mi mancasse qualcosa, quindi con pochi accorgimenti va più che bene. Achille si diverte un sacco, per cui andiamo per boschi, per laghi, bello. Il senso di libertà e il fatto che puoi veramente fare quello che vuoi, che non ci sono orari da rispettare, che non ci sono etichette da rispettare, regole da rispettare, se non quelle della convivenza. Rispetto sempre. Grande, grande, immenso senso di libertà. Per mangiare fino adesso mi sono appoggiata o al tavolino da picnic, che oggi non ho portato, oppure alle aree picnic. Ho una camping gas, di solito faccio cose abbastanza rapide, per cui non cucino tantissimo, sono cose o da riscaldare oppure da cuocere molto velocemente. Se piove ho il telo da mettere sopra la macchina, per cui posso tenere anche il baule aperto di modo che non faccia troppo caldo e non si crei troppa condensa all'interno della macchina. Se invece piove tanto si sta in macchina, si sta sdraiati, si legge un libro, si coccola il cane e va bene così. Qua abbiamo un bel po' di legna fradicia per fare il fuoco e qua un po' di legna un po' più secca, più quella che abbiamo portato da casa. Tra poco cerchiamo di fare il fuoco se il tempo regge. Siamo pronte per questa Burger Night all'interno di Havana. Stiamo parlando di peperoni. Forse. Rovina cotta sul fuoco, ma si mangia dentro così scaldamente perché è freschino. C'è pure Achille. Ciao Achille. Ci ha già mangiato e ha rubato una zucca. È nasone. Appetito. Appetito. Bicicletta, le pupie non c'è più. Non c'è più limite. No, io da qui non mi può. Sono in punta di piedi. Andiamo? Sì, dai. Andiamo, dai.